Siamo all'interno dell'oratorio di Santa Maria del Guarini, è un luogo che normalmente i bolognesi non possono vedere, non è molto noto, ma qui risiede ancora oggi una confraternita. Anna Brini, ci dà qualche informazione su questo luogo di culto? Sì, abbiamo la fortuna questa sera di avere accesso a un luogo che normalmente, come diceva lei, è chiuso al pubblico di Bologna. Santa Maria dei Guarini è un luogo che ha una storia che affonda le radici nell'antichità di Bologna, perché è dal 1200 che esiste questo luogo ed era la chiesa di Santa Maria dei Guarini annessa a un ospedale che si chiamava Ospedale di San Giobbe o Ospedale di Santa Maria dei Guarini, che si occupava soprattutto della cura della sifilide, che era arrivata in Italia soltanto alla fine del Medioevo. L'oratorio viene costruito per una parte della congregazione che si occupava della gestione di questo ospedale, soltanto per gli uomini. Viene costruito questo oratorio affinché gli uomini si potessero ritrovare e pregare separati dal resto della congregazione. È l'unico oratorio della città che dalla sua nascita fino ad oggi ha continuato a svolgere la sua attività di oratorio, sempre consacrato e sempre frequentato dalla stessa congregazione che lo fondò secoli fa. Viva! Dunque, penso che sia un'iniziativa estremamente interessante, anzi dovrebbero farsi più spesso, organizzarsi più spesso questi eventi, perché si dà la possibilità alle persone, anche e soprattutto in questo periodo ai turisti, di visitare posti che a volte sono anche chiusi purtroppo. Quindi non sono sempre accessibili. Poi è anche organizzato molto bene, mi sembra, perché ci sono anche delle associazioni di guide che appunto spiegano tutto il lato risvolto storico di questi edifici, quindi magari si dà la possibilità anche a persone che normalmente non verrebbero di poter accedere e anche conoscere aneddoti interessanti sulla città e anche i nostri monumenti. Che è qui? Sono interessata all'architettura. Sono architetto e quindi sono anche interessata ai contenuti della fede, quindi arte che si collega all'architettura. Di questa iniziativa che cosa ne pensa delle chiese aperte la sera? È molto interessante e poi l'atmosfera sicuramente aiuta così. È stato un caso, a dire la verità. Eravamo a Bologna per i fine settimana e abbiamo scoperto della Notte Bianca e abbiamo deciso di seguire questa guida per sapere un po' di più sulla chiesa. Come vi sembra questa iniziativa, le chiese aperte di sera? No, è una bella iniziativa, anche perché magari i giovani così non sono invogliati a entrare in chiesa, però così la Notte Bianca è aperta di sera, magari uno entra anche solo per curiosità e poi si ritrova a scoprire qualcosa di più, per cui no, è una bella iniziativa. Niente, bellissima, una cosa molto interessante, perché delle volte si abita in una città e non si conosce la città. Si va a visitare le altre città e la propria non si conosce fino in fondo, comunque è molto bella. E ci troviamo in via Oberdan, proprio davanti alla chiesa di San Nicolò degli Albari. Secondo la tradizione, questa è una delle più antiche chiese cristiane, anche se le informazioni che noi possediamo risalgono solamente al Medioevo. Una semplice chiesa che venne più volte rimaneggiata, l'aspetto attuale risale all'Ottocento, comunque una chiesa molto elegante. Tra le opere più importanti, la Madonna col Bambino, opera trecentesca dell'anonimo maestro di San Nicolò degli Albari. Le altre parti dell'opera, probabilmente un pollittico, si trovano nella Pinacoteca Nazionale di Bologna. Giuseppe Maria Crespi dipinse nel 1690 le Tentazioni di Sant'Antonio Abate. Il rettore del Collegio di Spagna, diciamo un uomo potente nella nostra città, estasiato per quest'opera così espressiva del giovane pittore bolognese, cominciò a dire a tutti che era opera di uno spagnolo. Il pittore allora, per compiacerlo, gli disse che non sapeva parlare spagnolo perché era arrivato in Italia da piccolo, ancora in fasce. E così il Crespi venne soprannominato, forse anche un po' per scherzo, lo spagnolo. Nella chiesa di San Nicolò, ricca di reliquie, tra cui una del santo titolare, il grande Nicola di Mira, e una dell'apostolo Matteo, si tiene la sera di ogni giorno feriale l'adorazione eucaristica dalle 18:30 alle 21.
E allora riapriamo l'archivio di 12 Porte e andiamo a scoprire questo servizio che abbiamo realizzato qualche tempo fa proprio sulla devozione verso questo grande santo che secondo alcuni è all'origine della tradizione di Babbo Natale. Ci sono state alcune figure, in particolare una è Nicola, poi vedremo Santa Lucia, che hanno avuto nella loro vita e nelle tradizioni popolari che poi si sono sviluppate intorno a loro proprio il tema del dono. E una volta, per la verità, i doni si portavano non per Natale, ma o per l'Epifania collegati ai Magi oppure in occasione delle feste di questi santi. Anzi, è sicuramente Babbo Natale, così come è stato poi, potremmo dire, rielaborato dalla fantasia degli americani in modo molto commerciale, ma direi sotto certi aspetti anche molto tenero, ecco, con le sue renne, la sua slitta, la sua idea che Babbo Natale porta i doni a tutti. Comunque è bene, secondo me, focalizzare sul santo. E non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che San Nicola è un santo veramente ponte tra l'Oriente e l'Occidente sotto molti aspetti. Nella tradizione europea c'era forte la devozione a Nicola proprio per questa sua generosità che ha dimostrato nella sua vita anche dopo la morte. Caratteristica di Nicola è il fatto che è sempre rappresentato come vestito da vescovo, quindi con o meno il pastorale, comunque col Vangelo, il piviale, la mitra vescovile, e sul Vangelo ha posizionate tre grosse sfere che ricordano il dono di tre borse d'oro che fece in tre notti successive a tre giovinette che vivevano nella casa accanto alla sua e che, non avendo dote, stavano per essere avviate alla prostituzione praticamente, e quindi lui le salvò da questa vita miserabile dando loro di che vivere, di che farsi una dote, di che sposarsi.